Ospite Radio Sound Piacenza 24, il presidente di Confcommercio Piacenza, Raffaele Chiappa, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Raffaele, apriamo un nuovo anno, c'è questa pagina bianca che però ha già insomma dei titoli in alto, no? Problematiche e prospettive direi per un anno, che si prospetta come dal punto di vista di Confcommercio Piacenza? Beh, ancora un anno complicato, dal centro studi nostro risultano ancora insomma dati abbastanza allarmanti. Il nostro del terziario di mercato è sicuramente stato il settore più colpito prima della pandemia e poi da tutto quello che sappiamo è successo, insomma, la guerra, i costi energetici. Che cosa possiamo fare? Che cosa dobbiamo fare? Intanto speriamo in questo dato positivo già dei primi saldi, dove si prevede già rispetto allo scorso anno un aumento di circa il 10%, quindi con una spesa pro capite di circa 139 euro. Sul territorio piacentino, a Piacenza, questo potrebbe avere un impatto di circa 15 milioni di euro, 30 milioni se consideriamo tutta la provincia. Quindi una buona partenza e un buon inizio. Dal fronte Confcommercio che cosa possiamo fare? Beh, continuiamo il lavoro che abbiamo fatto gli scorsi anni, cercando di aumentare la nostra presenza presso gli associati. Quest'anno abbiamo già previsto e calendarizzato tre incontri particolari, in modo particolare sui singoli nostri associati. Quindi i nostri addetti andranno a trovare più spesso i nostri commercianti per essere più vicini a loro, per portare nel palazzo le istanze loro, cercare di lavorarle e in modo celere cercare di dare anche a loro risposte. Questo dal punto di vista interno. Dal punto di vista nei confronti della pubblica amministrazione, dell'amministrazione, abbiamo presentato un documento e cercheremo di presidiare questi quattro punti che abbiamo indicato come linea guida per il 2023 all'amministrazione comunale, quindi la riduzione della Tari in materia di COSAP. Abbiamo cercato di sensibilizzare l'amministrazione affinché possa creare uno o due grandi eventi sul territorio, perché questi portano turisti, persone in centro e quindi un beneficio non solo per la nostra ristorazione ma per tutto il nostro comparto del commercio. Infine cercheremo di presidiare anche il punto della ZTL, dei parcheggi, questo sempre per agevolare le persone a ritornare in città e in modo particolare in centro. Ecco, quindi si sta lavorando per cercare di muovere una situazione che con l'aumento naturalmente di quelle che sono le spese per le attività potrebbe, ecco, diventare veramente molto pesante. Dal punto di vista del supporto, il riferimento è la sede naturalmente di Strada Bobbiese, no? C'è lo sportello energia per esempio? Sì, questo l'abbiamo attivato da subito per i crediti d'imposta, era un servizio importante, immediato, diretto. Credito d'imposta che comunque arriva sempre da un lavoro fatto a livello confederale sui tavoli dei vari ministeri, quindi abbiamo ottenuto questa agevolazione e poi con le sedi locali dobbiamo cercare di a questo punto mettere a terra questo credito d'imposta, quindi far capire quanto possono ottenere i nostri singoli associati. Per questo ci sono una serie di calcoli da fare e abbiamo da subito attivato questo sportello per questo tipo di servizio, questo sì in sede, ma al di là della sede, come dicevo prima, ci teniamo in modo particolare quest'anno andare a trovare tutti gli associati, non una volta, non due volte. Ho detto ai miei collaboratori che devono più che mai quest'anno andare incontro agli associati, andarli a trovare, uscire con una lista di istanze che loro ci fanno e cercare di soddisfarli. Insomma, il 2023 sarà un anno a contatto con gli associati, di contatto, che è una cosa davvero importantissima perché ci si confronta e soprattutto non ci si sente soli in quelle che sono... Questo è molto importante, al di là degli strumenti, i nostri hanno proprio bisogno in questo momento anche di interfacciarsi, capire se ci sono opportunità. Anche sul fronte della formazione ci possono essere delle novità e quindi queste vanno spiegate, queste opportunità vanno spiegate, non si può fare semplicemente al telefono, quindi certo, dobbiamo recarci da loro per spiegare
quello che possiamo fare. Grazie a Raffaele Chiappa, presidente di Confcommercio Piacenza, che è stato ospite con noi qui a Radio Sound Piacenza 24. Grazie a voi, buona serata, grazie.